Un saluto ai nostri amici ascoltatori e telespettatori. Siete sempre in tanti ogni settimana a seguire le nostre trasmissioni. L'ultima volta 4 milioni di telespettatori per Canale Italia, è stato bellissimo. E oggi per premiarvi vi portiamo nel mondo del cinema e c'è un grande qui accanto a me, Agostino Sacca, eccolo qui per voi. Un uomo che produce, ma soprattutto che mette il cuore in ogni cosa che fa. Grazie. Vabbè, io ci provo a produrre bene, il cuore però ce lo metto, perché non riesco a concepire una storia che dopo essere nata dalla testa, dal cervello, non passi attraverso il cuore, attraverso l'anima, anche perché le storie, per essere coinvolgenti, per intrigare, interessare profondamente il pubblico, devono parlare al cuore, all'anima delle persone. E diciamo che questo paga perché i prodotti di Pepito vanno molto bene sia in televisione che al cinema. Pepito riceve tanti premi anche internazionali, abbiamo vinto l'Orso a Berlino con Favolacce, un film distribuito in tutto il mondo. E adesso siamo qui in Calabria, dove abbiamo celebrato oggi la produzione di Io e mio fratello, un film di Luca Lucini che racconta una storia meravigliosa, ipercontemporanea, in un ambiente, in un'ambientazione magico, che appunto questo borgo meraviglioso di Alto Monte, le spiagge di San Nicola Arcella con l'Arco Magno e le vigne di Cirò e del Crotonese. È stato bellissimo poter vedere le clip, mi sono immedesimata nel pensiero del regista, ma anche di coloro che hanno scritto, perché so che è stato scritto a più mani. È stato bello perché abbiamo visto lì la passione di tutti voi, la passione di un amore vero che non ha ostacoli, ma soprattutto non ha barriere, un amore che va oltre la forma. Allora, il cinema è bellezza. Il cinema, quando a me chiedono ma come si scrive il cinema, la televisione, io dico la grafia del cinema è la luce, senza luce non esisterebbe né il cinema né la televisione. E la luce, se ci pensiamo bene, noi tendiamo a dimenticarlo, è un'essenza divina, è qualcosa di straordinario. E la luce dà bellezza, la luce dà bellezza alle forme, dà bellezza alle immagini, e il cinema e la televisione, l'audiovisivo, è bellezza, è armonia, è grazia. E quando c'è l'incontro tra una scrittura, come dire, fatta in una forma elegante, graziosa, bella, e dei luoghi, o anche degli abiti, o anche delle scenografie belle che rappresentano il bello, o dei costumi belli, e allora il cinema raggiunge l'apice e diventa poesia pura. Questa poesia pura è stata appunto proiettata in questa Calabria così bella, antica, che ricorda l'antica Grecia, ma contemporaneamente verso il progresso, quindi l'antichità, ma il classicismo che porta al progresso. Sì. E la Calabria è una terra incredibile, perché è una delle terre più antiche, più arcaiche ancora, che ha conservato un'essenza profonda che viene proprio dall'antichità, ma contemporaneamente queste radici antiche consentono alla Calabria di poter penetrare benissimo nella contemporaneità e nel mondo moderno. E questo film racconta una storia
più che contemporanea, è assolutamente congrua in Calabria, non distonica, e chi lo vede, quando poi lo vedrete, perché questo film andrà al cinema a settembre, ma poi andrà su Amazon Prime, perché sarà un original Amazon che verrà proiettato, verrà visto tutte le volte che il pubblico vorrà vederlo abbonato ad Amazon, ma verrà visto anche in tutto il mondo, perché Amazon Prime, gli original Amazon, non si fermano in Italia ma vanno in giro per il mondo. E quindi questa Calabria così bella, così pulita, così sana, come dire, verrà rappresentata e vista in tutto il mondo, certamente nel mondo a noi vicino, quindi il mondo occidentale, il mondo anglosassone, la Germania, la Francia, la Spagna, eccetera, ma probabilmente anche il mondo a noi un po' lontano, l'Estremo Oriente, il Giappone, la Cina, la Corea del Sud, eccetera, eccetera, eccetera. Complimenti, sarà un gran successo, e io soprattutto mi congratulo con lei perché sintetizza questa bellezza della Calabria, questa sensibilità, questa grandiosità dell'amore puro e della libertà. Grazie, grazie a voi e grazie ai suoi telespettatori.